Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Samu U. Oggi non è che giocheremo, ragazzi. Oggi vi farò vedere come fare delle semplici animazioni con questo qui, Pivot Stick Figure Animator. Ok, non è che se qui cercate Pivot, non lo so, mi viene, ora a me viene solo a me perché l'ho installato, dovete installarlo. Ok, scusate. Aspettate, sto facendo una cosa. Ok, voi dovete per forza installarla, se no voi non la potete usare, ovvio. Ok, innanzitutto voi avete, non lo so, uno stickman. Vi faccio vedere come funziona. Voi basta che gli fate fare un movimento, poi pigiate next frame, poi di nuovo, poi di nuovo, poi di nuovo, e insomma andate avanti così. Quando avete finito di fare il vostro movimento, mettete lento, togliete repeat, perché se no, se attivate repeat, la vostra animazione farà tipo questo e si ripeterà. Se invece togliete repeat, poi dopo un po' smette. È meglio così. Voi potete anche editare il vostro stickman. Esempio, non lo so, potete cambiare questo qui in questo, metterlo più grosso, aggiungere cose a caso, così, insomma. E poi quando avete finito gli date il nome e vi apparirà, e voi lo potete muovere, ovviamente. Fate come... mettete next frame, aggiungete next frame all'infinito pigiando un dio, tenendolo premuto, e basta top. Ok, poi potete anche prendere l'animazione delle cose tipo da qui. C'è l'alfabeto, qui numeri, e voi prendete tipo cowboy e ecco un cowboy così. Ok ragazzi, è molto semplice perché questa applicazione è gratis, così. E magari potete anche fare load background, no, oppure no, ah, open animation, e qui ci sono delle animazioni tipo domino, no, io non lo salvo, e questa qui è creata dal gioco, dal coso, vedete? Poi voi potete fare, insomma, tutto quello che vi pare. Poi quando uscite, oddio, io sono uscito senza salvare. Vabbè, dovete mettere file. Vi faccio vedere. Mettete file, salva animazione. Salva animazione. E insomma, ve la fa salvare. Ora io non la posso salvare, vabbè. Comunque, ragazzi, spero che questa guida vi sia stata utile. E il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, ciao ragazzi!